3, 2, 1. La storia di Dio, del mondo e te. 3. Dio è tre persone unite in amore. Nel principio erano in tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non tre Dii diversi, un Dio che è un'indescrivibile unità di tre, una triunità o trinità. La trinità non è un problema di matematica o un antico enigma, è la buona notizia che Dio è amore. Da sempre il Padre ha amato il Figlio nell'unità dello Spirito. Come possiamo raffigurare questo? Ebbene, il Figlio di Dio è l'immagine di Dio, egli è come una finestra dalla quale possiamo vedere Dio. Così, per esempio, immaginiamoci il suo battesimo. Vediamo lo Spirito Santo discendere su di lui mentre il Padre dichiara: «Tu sei il mio diletto Figlio, in te mi sono compiaciuto». Questa è un'istantanea nella vita eterna di Dio. Il Padre ha sempre amato suo Figlio con la gioia dello Spirito Santo, ma questo amore era troppo bello da tenere per sé. Il Dio d'amore lo vuole condividere. E così il Padre fece un mondo per mezzo del Figlio e del suo Spirito Santo, perché egli vuole che miliardi di altri figli si uniscano alla famiglia. Io e te fummo creati per sentire questo verdetto: «Tu sei il mio diletto Figlio, in te mi sono compiaciuto». Lo scopo della vita è quello di trovare il nostro posto nella Trinità. 2. La storia del mondo è la storia di due uomini. Dio pose un uomo, Adamo, a capo del mondo per benedirlo e prendersene cura. Ma a causa della sua disobbedienza, Adamo si allontanò da Dio, permettendo così alla morte di entrare nel mondo. Questa fu una colossale caduta dalla grazia. Ora noi tutti condividiamo questa umanità corrotta e sentiamo su di noi la maledizione di questo mondo corrotto. La discendenza di Adamo si trova sotto la condanna di Dio. Dio ha pronunciato un eterno no a quel modo di vivere, perché egli vuole qualcosa di molto diverso per noi. Egli vuole che noi tutti troviamo la vera vita in un secondo Adamo, Gesù Cristo. Gesù venne come un uomo, entrò nel nostro mondo corrotto e prese nelle sue mani la nostra causa persa. Come un campione che vince il concorso per noi, Gesù si mise nelle nostre vesti e visse una vita perfetta che noi non potremmo mai vivere. Poi, sulla croce, morì la morte maledetta che aspettava noi. Egli prese la natura e la maledizione di Adamo e le portò fino alla morte infernale che si meritavano. Ma tre giorni dopo risuscitò a nuova vita, al di là della morte e della maledizione, ed egli ci invita nella sua vita e nella sua famiglia. 1. Tu sei uno con Adamo. Vuoi essere uno con Gesù? Per nascita siamo uno con Adamo. Come scaglie dal vecchio blocco, noi condividiamo il suo egoismo, la sua morte, la sua maledizione. Uniti con Adamo, non abbiamo né vita in noi stessi né speranza per il futuro. Ma Gesù viene ad offrire una splendida unione con se stesso. Oppure pensiamo a un'altra illustrazione di unità. Possiamo essere uno con Gesù come in un matrimonio. Immagina un matrimonio tra un principe e una mendicante. Lei è sporca, povera, coperta di vergogna e con un futuro senza speranza. Eppure il principe la ama e si offre a lei in matrimonio. Non appena essi si uniscono, cosa succede? Lui prende tutti i suoi debiti, lei prende tutte le sue ricchezze. Lui elimina completamente la sua vergogna e le dà il suo nome. Lei è invitata nella sua vita, nella sua famiglia, nella sua eredità. Come conseguenza di ciò, ella può chiamare il re papà. È tutto a causa della loro unione matrimoniale. Ed è proprio così con Gesù. Se lo riceviamo, tutto ciò che è nostro, il nostro peccato, la nostra maledizione, diventa il suo. Egli paga il tutto sulla croce, e tutto ciò che è suo, la sua giustizia e la sua eredità, diventa nostro. Se siamo uno con Gesù, in questo momento siamo adottati nella sua famiglia. Noi abbiamo il suo spirito come nostro spirito, abbiamo suo padre come nostro padre. Noi apparteniamo ai suoi fratelli e sorelle nella Chiesa. Noi preghiamo lo stesso Padre e sentiamo il suo amore che ci dice: «Tu sei il mio diletto Figlio, in te mi sono compiaciuto». Questi sono i nostri privilegi ora, e quando Cristo tornerà, noi parteciperemo anche nella sua vita fisica e immortale. Noi risusciteremo ed egli risistemerà il mondo. In quel giorno Dio giudicherà il mondo, confermando per sempre il suo no ad Adamo ed il suo sì a Cristo. Tu sei uno con Adamo, ma non c'è futuro in quella vita. E con le braccia distese Gesù ti fa una proposta. Lui ti offre se stesso, la sua stessa vita, la sua famiglia, il suo futuro. Lui sarà tuo se tu lo accetterai. Sii uno con Gesù.
I tre ti invitano. In due dividono il mondo. Vuoi essere uno con il Figlio di Dio?